Caruso si accorge, sin dopo l'89, che questa crisi dei partiti politici, il cambio della situazione dell'equilibrio internazionale può determinare una situazione di implosione nell'interno delle istituzioni. E cerca di rianimare, perché dà vita insieme a un gruppo di socialisti, dà vita con la parte migliore della vecchia guardia del togliattismo. C'erano Nil Deioti, Luciano Lama, Chiaromonte, il Napolitano, il Bufalini, insomma, tutta la parte, diciamo, del gotha del togliattismo pensante, operante nella costruzione del Partito Nuovo, danno vita alla sinistra di governo all'inizio degli anni 92. Non basta. La crisi va avanti dei partiti politici, c'è una implosione del sistema, c'è la flessione del Partito Socialista sino alla sua autodistruzione, che vede nel Partito Comunista e nella dirigenza del Partito Comunista di allora una partecipazione qualche volta attiva, ma molte volte passiva, l'indifferenza verso la scomparsa, la decadenza, la distruzione del Partito Socialista. Ed è allora che nel 94-95 abbiamo un'idea in comune di far nascere una rivista della resistenza socialista. Socialismo. Io pensai a far riprendere dal punto, anche simbolicamente dal punto di vista grafico, la vecchia rivista che nacque nel 1945, dopo la liberazione del Partito Socialista, la rivista Socialismo, che ebbe alla direzione Saragat, Nenni, Morandi. Per organizzare la resistenza socialista come resistenza non della memoria di un partito, ma dei valori che venivano travolti da una furia antisocialista che si stava sviluppando in quegli anni. Ed egli fu d'accordo, ma giustamente mi pose un problema di aggiungere in piccolo, sotto la testata identica della rivista Socialismo, le ragioni del socialismo, cioè le ragioni attuali perché questa non sia una reviviscenza della storia, della tradizione, della memoria, ma una cosa che reintroduce come esigenza attuale, vitale, il nucleo essenziale che quella storia, quella tradizione ha reso definitivi e radicati nella coscienza del mondo del lavoro e del mondo socialista in Italia. Quella rivista fu molto importante perché non solo fu il punto di riferimento della resistenza socialista, ma anche il terreno sul quale si confrontarono anche nuove visioni revisionistiche nella esperienza di tutta la sinistra nel suo complesso, nella sua articolazione. Il punto cardine fu sempre quello: non ricostruire
i piccoli pezzi dell'organizzazione partitica di una storia passata, ma ricreare una passione, una emozione, una tensione nuova perché sia ricollocata la storia delle divisioni e delle lacerazioni socialiste su un terreno di superamento di quelle difficoltà nella costruzione di una nuova modernizzazione, di un nuovo cambio di ciclo nella storia nazionale. Ed è quello che Emanuele Macaluso, isolatamente, senza mai appartenere più a un partito politico, si può dire un comunista senza tessere, dal 91-92 in poi, però è stata la coscienza critica, insieme ad altri socialisti, e ad altri ex comunisti miglioristi, è stata la coscienza critica perché il passato non fosse dimenticato, ma soprattutto perché il passato potesse rivivere nel presente. Ed è importante che Macaluso negli ultimi mesi della sua vita ha sempre insistito fortemente su questa questione. Senza la ricostruzione dei partiti politici, cioè della democrazia organizzata nella società, non c'è ripresa delle istituzioni, c'è decadenza delle istituzioni. E senza un grande sforzo unitario del sindacalismo diviso e lacerato in Italia, non c'è un fronte offensivo capace di far valere i valori del mondo del lavoro in una società in profonda trasformazione, necessita l'unità sindacale. E c'è il suo grido nel 1º maggio del 2019, quando aveva 95 anni, è andato a lanciare questo suo grido di allarme appassionato. Direi che veniva dal profondo, riascoltarlo è di una drammatica suggestione. Va a Portella della Ginestra, là dove è nato nel fuoco la sua esperienza di lotta nel movimento sindacale e nel movimento politico, e grida: dovete unirvi, rifate l'unità sindacale. Senza l'unità sindacale non c'è nuova speranza, non c'è speranza per la creazione di una riorganizzazione di un mondo del lavoro diviso, lacerato, non solo dai suoi modelli organizzativi, ma soprattutto lacerate dalle nuove esperienze dell'organizzazione del lavoro nelle società moderne. E negli ultimi giorni, prima dei suoi ricovero, lui ha sempre parlato: bisogna che ci sia una forte tensione nel paese, uno shock, perché ritorni la passione della politica organizzata nel cuore della gente. E non guardava con diffidenza, anzi con favore, e l'aveva sempre sostenuto anche negli ultimi 10 anni, anche con iniziative che avevamo preso in comune per un'assemblea costituente, perché una nuova tensione delle emozioni, della necessità di avere una partecipazione di massa alla costruzione di un nuovo ordinamento, della riorganizzazione dello Stato democratico in una società che
che ha necessità di cedere sovranità nazionali ad organismi sovranazionali, ma di non perdere il controllo democratico, non solo di ciò che residua di sovranità, ma soprattutto di ciò che viene ceduto di sovranità ad organismi sovranazionali. Nuova Costituzione nazionale nell'interno di una Costituzione europea, nuovo shock, tregua politica. E mentre noi parliamo oggi, mentre ricordiamo la lezione morale, politica, civile di Emanuele Macaluso, si vota il governo di tregua. Speriamo che questa tregua sia utile, soprattutto perché si crei questo shock nel paese, una tregua per la ripresa della democrazia organizzata nella società, di un pensiero della sinistra all'altezza dei mutamenti della società, tenendo sempre riferimento a questi vincoli fondamentali: religione della libertà, dottrina del costituzionalismo democratico, organizzazione della democrazia attraverso le forme dei partiti, dei corpi intermedi, che devono vivere democraticamente la nuova stagione. Solo così il popolo tornerà ad essere sovrano, diversamente il popolo degraderà ad essere plebe. Grazie.